ho scritto un libro della memoria. È una parte di questo libro, però non è segnata nel libro. E anche questo luogo, non proprio la libreria che allora non esisteva, ma io tutte le mattine, dal modo di Dio, scendevo per il viale Calascione, dei due centesimi si chiamava, facevo Cappella Vecchia, passavo qui davanti, via Fiorelli, andavo a Largo Ferrandina alla scuola, tutte le mattine per molto tempo. E quindi questo luogo mi sta nel cuore. È mio, come devo dire, lo sento mio, quindi io volevo farla per forza qui, perché questo fa parte anche, non tutto il luogo, fa parte della mia memoria. Ecco, questo volevo dire, grazie a Feltrinelli che mi ha ospitato questa sera. Grazie di essere intervenuti. Per questo libro ne valeva davvero la pena. Come ogni libro della memoria, detto così dall'autrice e ripetuto da altri, non è solo un libro della memoria. Ogni memoria è una ricreazione, è una verità che viene messa in scena, c'è una parte di finzione, di inveramento poetico della realtà, o drammatico o comico. E tutte queste cose Maria le fa nel suo libro. Diviso come in una giornata, diciamo così, da teatro greco, anche se nel teatro greco non abbiamo bisogno della notte, ma qui la notte poi si chiarirà essere una sorta di stasi, quello scirocco spazio-tempo, quello scirocco psichico-storico che riguarda i luoghi conosciuti, amati da Maria, ma che diventa anche un collante, uno strano collante che dice la stasi della città, che dice la stasi della storia, a cui lei ha rivolto una grande sfida fin dall'inizio del libro. Non vuole essere passiva nei confronti della storia, vuole sfondare ogni realtà, essere partecipe, autonoma, autentica, così come vuole anche possedere e sfondare i propri sogni, a cominciare da quel telone che era il raccordo con il suo giardino di carta, il suo giardino inventato, un altrove, un assoluto, una natura, un giardino di logistilla, una perfezione da raggiungere. Dire e reinterpretare la realtà che lei ha attraversato, una realtà che è personale, che è storica, sullo sfondo di una Napoli subito dopo la guerra, o sul finire della guerra, quando è ancora in atto la guerra partigiana, per esempio, con dei ritratti straordinari dei personaggi della sua famiglia e degli abitanti di quei quartieri spagnoli, appunto Monte di Dio, eccetera. Vedete. Ora facciamo parlare direttamente il testo. Per l'attività critica più sapiente e acuta, Cecilio Perrella. La notte lentamente, voluttuosamente, confonde i profili, sommerge le certezze, diluisce i contorni delle cose, estende il silenzio e fa più profonda la solitudine. La notte è scesa dentro di me con basso felpato, ha placato tutte le tempeste della vita, ha ammorbidito le barriere e si è infiltrata nelle mie difese. In quest'ombra fitta, in cui cova il fuoco oscuro e velato delle passioni, l'anima ha abbandonato il corpo e ora si muove a piccoli passi nella foresta dei ricordi, freschi come la navata di una chiesa gotica. Sono qui perché sento, e sono altrove perché mi sento appena esistere. Sento solo l'eco delle voci, vedo senza guardare i basoli sconnessi, le crepe, il giallo marcio del tufo, le lacerazioni impudiche dell'intorno, gli usci come fatti dei passi, le finestre squinternate, i muri trasudanti, i fasti di una miseria costosamente esibita e ignara della povertà riservata e anonima. Tutto io rivedo nitido e splendente. Il tempo non ha offuscato niente. Si cerca una via d'uscita, una meta che sfugge come un orizzonte, e tuttavia si procede.
forse nella disperata speranza di riuscire, temporeggiando, a ingannare la morte. Io la morte non volevo ingannarla. Complice il mio giardino di carta. Ma è il mondo. È solo un chiostro più grande, procedendo sempre dritto e sempre avanti, sono tornata al punto di partenza. Il tornello alquanto evidente per la gloriosa bandiera me lo aveva insegnato Zigarmella. Zigarmella a un certo punto si era dimenticata di crescere ed era rimasta piccola piccola, con le gambette storte e l'aria intrigante delle nane di Velasquez. In realtà non era proprio una nana, il suo muso non era rincagnato. Oserei dire quasi aristocratici, con sopracciglia folte e ben arcuate su due grandissimi occhi neri da Madonna bizantina. Erano talmente penetranti quegli occhi, così fieri e inclementi, che sostenere a lungo il suo sguardo era impossibile. Sarebbe stata veramente una figura temibile se la sorte non l'avesse truffata con quella statura irrisoria. Tuttavia, nessuno osava ridere di lei, anche perché lei era la prima a ironizzare sulla sua condizione diversa e sul suo conseguente stato civile. Era naturalmente nubile. Quando vaga in paradiso San Pietro mi sputa in. E che maronna, mi dice, ha cucito la gelata e ha cucito la porta. La leggenda voleva che sua madre un giorno, mentre la allattava, aveva saputo che il marito era stato ucciso per sbaglio da un manicordo che lo aveva scambiato per un altro. Allora le si era rimescolato il sangue e fatto acido il latte. La bambina, succhiandolo, si era intossicata talmente tanto che le venne le scensil. Così, Zia Carmela non era una nana. Era un personaggio di Goya, quasi la caricatura di un essere umano, come i pastori del presepe del Museo di San Martino. Nemmeno Zia Assunta si era sposata, ma non per le ragioni della sorella, anzi, lei era bellissima, alta e traboccante di carne, aveva voluto dedicarsi alle cure della sorella sfortunata e temeva che una famiglia da accudire l'avrebbe distratta da questo compito. Si è assunto però aveva rinunciato alla famiglia, non a tutto il resto. E così vivevano in tre, si Carmela, si Assunta e si Ferdinando, suo attuale compagno, nella vanella accanto all'edicola di Sant'Anna, una casa piccola ma calda e accogliente, con lettone grande di ottone sul quale si Carmela mai si sarebbe potuto avventurare. Quel letto aveva lo stesso aspetto grave e solenne di Zia Assunta e la sua stessa immobilità. Visto di fronte, con al lato il basso lettino di Zia Carmela, la bambola al centro e i cuscini colorati tutto intorno, sembrava un transatlantico che non riesca a destreggiarsi con le manovre e chiede aiuto all'intrepido rimorchiatore. Era intrepida Zia Carmela, come se tutta la sua energia, anziché disperdersi lungo la statura, le si fosse concentrata dentro. Nonostante i suoi pochi centimetri d'altezza, era capace di affrontare chiunque, pugni piantati nei fianchi e occhi fulminanti, ostile a tutti gli adulti, che ridicolizzava mimando nei tic, era l'amica di tutti i bambini, e non perché realmente li amasse, piuttosto perché la sorte l'aveva fatta piccola come loro. Ai bambini insegnava l'unica virtù di cui fosse capace, lo scherno. Rossi esplodevano in quel mare di bianco come il segno di una vita umiliata. Ti ricordi, Mimì, quando ti facettero un caruso? Io ti dicevo, a rossa malupina va a cavallo pulicino, pulicino se ne fuietta e a rossa di manetta. E tu a coppa a mano rispondeva, storta, picosce, tiene coscio, moscio, moscio. Sapeva cantare anche sommessamente. Ricordo il suono della filastrocca che mi aveva insegnato per ritmare i colpi della palla, come il soffio di un vento leggero che accarezzi i glicini la sera e canti la ninna nanna alle campanule chiuse, una voce triste di vento, come il sospiro lacerante e infinito del venditore che all'imbrunire gemeva
a fava fresca, e dolcemente andava a spegnersi sugli usci assonnati. Pensate ascoltare prima direttamente il libro, no? Adesso abbiamo alcuni frammenti in comune, sia noi che l'abbiamo letto, chi l'ha letto nel pubblico e chi invece si appresta a pratica. E che cosa vi è venuto in mente nell'ascoltare da queste due voci alcuni brani di questo libro? Sarei proprio curioso di sentire quasi più la vostra voce che non la mia. Io credo che possiamo già dire alcune cose. Avete visto che c'è una mescolanza di italiano di dialetto, che c'è una mescolanza di proverbiale e di musicale. Avete visto e vedrete poi più avanti che questa mescolanza è ancora più fitta e più stratificata ancora, perché il libro è tutto scandito da frammenti tratti dalle tragedie greche. E ancora un altro livello tra il proverbiale, il musicale, la canzonetta e l'operetta. Alcuni dei personaggi hanno dei dialoghi fra di loro citando, cantando, interpretando pezzi di opere liriche o di operette. Quindi questa è già una prima cosa che abbiamo in comune, no? È un libro stratificato, così come è stratificata la memoria che c'è dentro. Se noi partiamo dalla copertina di questo libro e la guardiamo, noi cominciamo a sospettare che in questa copertina, in questa fotografia, ci sia ben più che una semplice e sola copertina. È già una parte del libro, questa fotografia. Guardatela bene, se la guardate bene vi renderete conto che questa fotografia è molto somigliante all'autrice. Sarà lei, non è lei, questo non è importante, però di fatto le somiglia molto. Sì, lo so, ma fammo fare. Una... che ti ricordi questo, che cos'è questo che non si vede? Esatto, allora c'è, vedete, una insegna di un mobilificio, lei ci aggiunge anche il nome, non si legge ma è fogliano, ci sono delle figure attorno in questa immagine. Perché dico che questa immagine, ed è questa la ragione per la quale la lascio sospesa, è chiaro che è lei, ma è anche già l'intro, insomma, il modo di entrare nel libro. In questo momento, in questa immagine, c'è qualcosa che, per esempio, al centro del libro viene messo in parole. E che cos'è questo qualcosa? Posso evocare, credo che loro lo leggeranno dopo, io lo evoco parafrasandolo, poi credo che lo sentirete. C'è una scena all'interno di questo libro in cui la ragazzina, che è all'interno di questo pulviscolo vocale, gestuale, di questa struttura parentale che ruota attorno al chiostro, e nell'altra mano la mano è vuota e sono le mani dell'attesa in qualche modo, e insieme dello stupore e anche però della delusione. Quando avete sentito il chiostro, avete sentito prima, no? Il chiostro era qualcosa di chiuso, qualcosa da cui scappare, qualcosa da cui andare, qualcosa da abbandonare, ma il mondo poi scoperto non si rivela che essere un chiostro più grande, no? Avete sentito? Ma lì c'è una delusione, questa delusione è come una bomba atomica sentimentale emotiva, si propaga per tutta la vita di questo personaggio. E si propaga per tutta la vita mettendo insieme la necessità dell'indipendenza. La fantasia è potente, se riesce a dire. Aspetta, c'è un punto che è bellissimo nel libro, è una delle cose più belle. Ieri in una recensione che ho pubblicato sul Mattino citavo questa cosa. E la zia Filuccia, racconta la ragazza in maniera reiterata e più volte per il gusto sonoro. Una scena di un pranzo di Natale inesistente, dentro il quale tutti i gusti, tutte le descrizioni, tutto il rapporto sono un'efflorescenza di nomi che arrivano al gusto, producono un sapore anche se non ci sono.
E il punto è quindi che quell'iniziazione di questo padre che si veste a tal punto che perde e fa perdere alla ragazza l'appuntamento e quindi l'arrivo in scena, l'arrivo dentro il teatro, la scena madre non si compie, si trasforma però in una delusione da una parte, dall'altra potenzia la forza immaginativa di questa persona alla quale potrà dire, come si dice qui, la fantasia è potente se riesce a possedere il mondo con la sua sola forza. Io avevo i nomi delle cose, mai le cose, ma le cose finiscono e i nomi restano. Si dice che il mondo sia stato creato con i nomi. Silvio Perrella, perché ha un'abilità straordinaria, questo mi consola, perché voglio dire, uno scrittore che parla in maniera straordinaria di un altro scrittore è sempre una cosa che dà coraggio, quindi è una, come dire, un atto d'affetto, e te lo devo da tempi in altro spirito. Andiamo avanti con la nostra Maria. Io sono contento di essere in una sala affollatissima e quindi questo fa piacere, perché voglio dire, la gente ha voglia di ascoltare. Durava un solo giorno l'astinenza penitenziale del nonno. Già l'indomani riposte le formelle di rame e il quadro e consumate le candele, cominciava da noi che, approfittando della sua santità, avevamo fatto man bassa di quanto ci fosse capitato a figlio: cioccolata, confetti, candite, marmellata. Ma lui, mentre onorava il santo, non ci aveva perso di vista un istante. Con le mani sui fianchi e gli occhi truci, era pronto a sfoderare tutto il suo repertorio di contumelie. Più che una batteria di fuochi pirotecnici gareggianti con la colata incandescente e variopinta dell'incendio del campanile del Carmine, o con quelli scoppiettanti di piedi grotta, le sue esplosioni erano una grande orchestra sinfonica, ed erano tali le sue invettive che lasciava strabiliati, quasi ammirati, davanti a quelle coloriture di toni. Cominciava in sordina con i soli suoni di violini e di flauti, mannaggi mazzarella con novelle Gesù bambini, per proseguire poi più forti con i violoncelli, i corni, i fagotti di un giglio, di una mangiatoia, fino al crescendo finale in cui tutti gli strumenti erano coinvolti, dalle trombe e tromboni dei chiodi e dei martelli ai contrappassi delle spade, fino ai tamburi lancinanti delle sciamboglie. Sarebbe stata una partitura rossiniana se solo il nonno non ci avesse tenuto a precisare che tutti questi oggetti erano appartenuti rispettivamente a Gesù Bambino, a San Giuseppe, a Sant'Antonio, al Bue, all'Asinello, alla Santa Croce di Nostro Signore, alla Madonna Addolorata, su fino al Padre Eterno. Anche il porco del suo nome, Sant'Antuono, non veniva risparmiato. Finché zia Piluccio, prostrata in ginocchio, la faccia a terra, non esclamava le sue giaculatorie: sia benedetto il nome di Gesù in eterno, benedetto il nome del Signore. Ma lui non si dava per vinto, e chinandosi sotto il banco di marmo dove ci eravamo nascosti, uscita fuori, figliezza, o calagia a cibo. Ma ridono poco, che se sono filati i bombino, pure un nascere se sono mangiati, e poi che ci mettono, con Paolo e Clare. Poi, portandosi le mani alla gola, si lasciava cadere esausto sulla sedia. Aiutatelo. Mi sta venendo l'ascia, ma sto morendo. E allora zia Piluccia sollevata per la cessazione delle bestemmie: Mario, non lo abbandonate, io non volevo offendere, voi lo sapete, ma papà, come sentite? Parlate, rispondete. Dissolvenza in rosso cupo. Non era spinto da una volontà di trasgressione il fatto che non bestemmiasse direttamente la divinità, ma il suo contorno terreno. Alla prossima occasione si sarebbe trattato di un trono, di una divina sciamella, di una chiave, magari quella di San Pietro, conferiva agli oggetti comuni una blasfema sacralità. Anche gli attributi del sesso venivano divinizzati. Come in tutto il suo teatro, le parole, inondando le cose, non le frantumavano, ma le promuovevano a una diversa esistenza. Le sue bestemmie erano una ierofania nella quale si manifestava il carattere sacro delle cose. Non riduceva Dio a fango, elevava il fango a Dio. Molto bello. Il cessamento, questo tentativo di ricordare ciò che non si è posseduto se non attraverso i nomi, parrebbe nel testo una sorta di barocco
esaltato amore per il cibo, ma c'è una, sotto sotto c'è una sostanza drammatica che fa paura, come subito vedrete. Ogni sera le chiedevo di raccontarmi una storia, sempre la stessa. Gli operai se n'erano andate e zio Egidio era uscito per comprare le sigarette. Lei aveva già riordinato il laboratorio, fatto sparire carte, colla e coperto le macchine con un telo. Il letto era ben ricomposto, il pavimento spazzato, la tavola apparecchiata e sul focolare la pentola della minestra bolliva discretamente. I fratelli Grimm non sono molto lontani, attenzione. Il telone grigio che separava la zona letto dal resto dello stanzone era stato tirato. Ricordate di che cosa succedeva dietro la schiena e dietro il telone greco? Sì, da farlo apparire più grande e più vuoto nella penombra rosata del lumino sul comò e della brace nel focolare. Ogni tanto un carbone si accendeva più intensamente, proiettando sulla parete nuda ombre mobili e minacciose, come fantasmi che si rincorrono e fugano e poi si dileguino non appena il carbone abbia cessato di essere incandescente. Zia Filuccia è seduta al centro dello stanzone e io sulle sue ginocchia, le cingo il collo con le braccia, gli occhi fissi nell'inquietante e azzurra profondità dei suoi. Mi racconti che si mangia a Natale? Ma te l'ho raccontato ieri. Lo voglio sentire un'altra volta. Cominciava dalle pigne che il giorno della vigilia si lasciano sui carboni assopiti perché si aprano lentamente inondando la stanza del profumo dei boschi. Il profumo azzurrognolo e resinoso della pigna si ramificava per tutta la stanza, impregnando ogni cosa, e lei cominciava ad avere gli occhi lucidi e ridenti. Si divertiva a raccontare, ancor più di quando mi rendeva tangibile l'angoscia del lupo mannaro o la torbida sensualità di Teresenella. L'antipasto glielo facevo saltare, perché già quel profumo di pigna mi aveva aperto lo stomaco a tutte le delizie che di lì a poco avrei assaporato. Quando mi raccontava le favole, cominciava sempre con un: in un paese lontano, lontano. Dopo la Speranzella, la interrompevo io, che vedevo in quella strada un limite insondabile. Molto più lontano, diceva lei. Dopo a Fragola, riprendeva, facendomi così perdere ogni punto di riferimento nello spazio e accrescendo le emozioni violente. Ma quando mi raccontava di quello che si mangia a Natale, tutto ciò che mi descriveva, diceva di averlo visto alla Pigna Secca, che era dopo la Speranzella, ma poco dopo, in un luogo rassicurante che avrei potuto raggiungere anche io, diceva di andare alla Speranzella per vedere com'era felice la gente che comprava tutto quel ben di Dio. Io credo invece che ci andasse per procurarsi un'emozione ingorda, almeno quanto quella che provava sul corpo nudo di Gesù. E se in mezzo ai trionfi di frutta, bello come nel paradiso terrestre, ai capitoni tenebrosi scivolanti nei catini d'acqua, alle vongole che respiravano con le corna zampillanti, aveva potuto godere solo con gli occhi, adesso, raccontando ciò che aveva visto, godeva con tutti i sensi, con la bocca, gli occhi, il naso, le mani, l'anima. E per godere così intensamente aveva bisogno di me che l'ascoltavo. Non ero più esclusa dalla sua vita, come quando componeva i caratteri o pregava. Ero la sua complice ora e non avrebbe potuto più fare a meno di me. Insieme gustavamo quelle delizie, e non in un paese lontano, ma qui, nello stanzone, che improvvisamente diventava vivo e luminoso, con le gale di salsicce, le quinte di quarti di bue, i festoni di teste di maiale, le colline di arance, i prati di ravioli,
Le sue parole erano una musica di stelle filanti che scintillavano sulla carne dorata e coccante del carretto al forno, annegato in una prateria di patatine novelle, sui timbali di maccheroni, sulle montagne inneffate dai raffaioli e dalle cassate, sui muri presepiali di rococò, sui muri presepiali di rococò, sui fiumi di pesci d'argento. Le parole divampavano di tutti quegli odori zampillanti prima di essere lanciate come coriandoli sulla tavola, sotto forma di pasta reale, parole di zucchero dai teneri colori pastello, rosa, celeste, verde pistacchio, giallo, banana, che ci danzavano attorno come una pioggia di marzo, esilaranti e consolatrice. Mi regalava piene mani e, moltiplicato dalla sua fantasia, tutto ciò che aveva visto, ma mangiato mai, fino anche l'aragosta. Nel fervente desiderio di comunicarmi almeno il sapore immaginato, si sforzava di descriverla, ricorrendo a similitudini quanto più vicine possibile alla mia e alla sua conoscenza. L'aragosta è come il gambero, li sai i gamberi? Ma è più grande e 10 volte più tenera dei gamberi. Ma che dico, 100 volte più tenera e saporita. Ma proprio un gambero non è. È come se fosse il pollo, ma è più morbida del pollo. Si fermava un istante pensierosa e poi, con un guizzo degli occhi, raggiante per la scoperta che doveva sembrarla più consona all'idea che aveva dell'aragosta, esclamava: ecco, l'aragosta come sapore somiglia molto alle crocchette di besciamella. Tutto della grotta era umido di orina e tutto là dentro emanava un altissimo odore di stalla, di paglia bagnata, un odore acre, penetrante, come lo strato più disciolto, più dissipato delle cose, messaggio di una misteriosa sensualità che mi si insinuava nelle narici dilatate, nel corpo accaldato, procurandomi una strana euforia. In quella grotta che del sole riceveva solo il tenue riverbero del riverbero e dove la luce non era nemmeno una provocazione, ma una spessa polpa succosa e soffice, ogni cosa sembrava sfarsi nella mia bocca. Il ghiaccio, i colori violacei della penombra, la dorata porosità del tufo, la crinina del cavallo, tutto diventava un frutto gocciolante di muori. Le mosche volando dal cavallo allo sterco e infine sul ghiaccio che sembrava volessero penetrare e fecondare, incidevano con arabeschi ridati la molle pastosità della luce. Mi esaltava quella grotta con la terra, con la fresca dolcezza delle sue ombre, dei suoi colori, di quella fluidità nella quale si poteva galleggiare come nel grembo di una madre. Per la verità non si trattava di una vera grotta, perché dietro i rimasugli di intonaco annevito delle pareti squinternate si vedevano chiaramente i mattoni di tufo giallo con le loro connessioni di calce grigia. Quindi un'architettura c'era, ma l'atmosfera buia, senza essere cupa, le conferiva quell'aspetto di grotta, un ricettacolo in cui poteva trovare piena libertà il desiderio inarticolato della sensualità più sfrenata. Anche nel camposanto delle fontanelle c'erano i teschi, che parevano di tufo, a formare un muro altissimo e stretto, quasi addossato al tufo naturale, con la differenza che lì l'opera della morte era stata talmente assorbita dall'opera della natura che architettura e natura erano diventate una sola cosa. Là la forma usciva dall'informe, quasi musicalmente, e si dispiegava come una linea melodica emersa dalla stessa densità della roccia. Qui invece, per l'esiguità dello spazio, nessuna musica sarebbe mai potuta sorgere. Per essere risonante, un luogo deve essere grande e vuoto. Qui la paglia umida sparsa sul pavimento attutiva ogni eco, impediva alla voce di circolare liberamente e la soffocava nel suo rischio. Quella grotta era sorda. Se avessi gridato il mio nome, nessuno mi avrebbe risposto. Ero veramente un essere dimenticato, se neppure i muri ripetevano il mio nome. Chiaramente questo avendolo avuto un po' per colpa mia in tempo, però un po' incasinato, mi accingerò, però le letture, i passi delle letture giustamente me li ero guardati, no? Che facile. Però volevo approfittare per ringraziare l'editore Tullio Pironti, perché vedete, ecco, grazie per la parola.
La nostra è una strana città. Io colgo questa occasione per poter dire, a distanza di 25-30 anni, noi abbiamo avuto un grandissimo, abbiamo un grandissimo editore nella nostra città, però a volte, come tutte le cose che produciamo noi, ci sembra che siano un po' così. E io ho avuto il piacere in questi anni di frequentare, di diventare amico di Tullio Pironti, e solo Tullio Pironti, per la sua generosità e per il suo cuore e la sua competenza, poteva regalarci un memoir, diciamo, così. Quindi il doppio ringraziamento a Maria e a Tullio è perché la nostra città è piena di straordinari talenti in ogni campo, però spesso hanno bisogno di fare dei viaggi oltre dei fiumi lontani per essere apprezzati. Tullio naviga a Piazza Dante, dove non c'è un fiume, però c'è la sua corposità, il suo cuore e il suo amore. Grazie Tullio. Io in questo momento ho bisogno di essere sostenuta, perché sto vivendo un momento bellissimo. Non mi paga, però perché è troppo grande, niente mi può ripagare, però mi allegra e questo mi fa molto bene, grazie.